Oggi vediamo come importare un elemento BIM in formato Revit dal sito www.bimobjects.com con tutti i parametri BIM associati. In questo caso convertiremo l'oggetto in una porta da utilizzare nel progetto in Arcline. Se visitate www.bimobjects.com, uno dei più noti portali promozionali per aziende, troverete molti oggetti BIM caricati direttamente dai produttori di componenti per l'edilizia. Utilizziamo i filtri e scegliamo in questo caso di vedere solo le porte, nello specifico quelle rotanti. Una volta selezionata la porta di interesse da utilizzare nel progetto, scarichiamola dall'apposito link e selezioniamo il formato RFA, ovvero il formato di Revit. Assegniamo un nome ed una posizione sul computer. Una volta che il file RFA è salvato, torniamo in Arcline e mediante il menu File, Import, Revit, carichiamo la porta. Selezioniamo il file appena scaricato, diamo Apri e il software lo aprirà importando l'oggetto con tutti i suoi componenti e i parametri BIM associati. Sarà possibile decidere cosa farne di questo oggetto, ad esempio rimuovere delle parti perché questo non contiene una sola rappresentazione della porta. In seguito è possibile generare un 3D di questo oggetto per verificare se va bene o se necessita di aggiustamenti. Se vogliamo utilizzare questo oggetto non solo come blocco ma come entità architettonica, possiamo ad esempio utilizzare il comando per la creazione di una nuova porta. Selezioniamo l'oggetto comprendendo tutti i suoi componenti. Successivamente definiamo i riferimenti per il corretto posizionamento all'interno di un muro e quelli che vediamo sono i punti di riferimento della porta. Avvalendoci dello zoom possiamo agganciare correttamente questi punti. La freccia rossa che vediamo indica il fronte della porta. Ok, impostiamo ora il nome da assegnare a questo oggetto, quindi una categoria ed una sottocategoria. La procedura legge anche gli shared parameter. Controlliamoli all'interno della sezione parametri di questa porta. Tali parametri vengono presi dall'oggetto che abbiamo importato in origine. È anche possibile settare il produttore per una catalogazione ed una ricerca più rapida in archivio. Confermata l'operazione, l'elemento fa ora parte delle librerie di Arcline. D'ora in avanti possiamo utilizzare questo oggetto come normale porta. Possiamo inserirla nel muro, inserirla fra due punti o, come in questo caso, utilizzarla come oggetto libero. Posizioniamola con il suo hotspot e regoliamone l'angolo di rotazione. Completato l'inserimento, vedremo la porta in 2D e anche in 3D. Adesso questa è una vera porta in Arcline. Quando la selezioniamo e ne apriamo le proprietà, possiamo trovare archiviate anche tutte le informazioni BIM. L'oggetto è infatti diventato elemento nativo di Arcline e con esso anche i suoi parametri. Questa era una spiegazione di come importare oggetti nel formato Revit dal portale bimobjects.com e quindi interpretarli come porte o finestre.